Nell'identikit di un rapace non possono mancare un becco aguzzo a forma di gancio, le unghie appuntite a pugnale, armi ideali per afferrare la preda, e un occhio acuto fuori dell'ordinario a cui nulla sfugge. Accanto a queste caratteristiche proprie a tutto il gruppo, ogni specie ha i suoi propri inconfondibili attributi. Il nibbio rosso, per esempio, ha la coda a forchetta che gli ha fruttato il soprannome di nibbio reale e lo rende, assieme al piumaggio ricco di contrasti, inconfondibile. Soltanto con l'aumentare della comprensione per il contesto ecologico e con l'inizio di un'epoca di tutela per tutti gli uccelli rapaci si è potuta salvare l'esistenza del nibbio rosso. All'inizio della primavera, il nibbio rosso, dai suoi quartieri d'inverno nel Mediterraneo, torna di nuovo in Germania. Qui sfrutta i mesi estivi per allevare i suoi piccoli. I suoi posti di cova non si trovano in un'aperta campagna, ma nei boschi d'alberi d'alto fusto. A 25 metri di altezza troviamo la stanza dei bambini. Già da qualche anno questo nido sulle querce viene adoperato dai nibbi rossi. Generazioni di piccoli uccelli hanno passato qui, sotto la sorveglianza dei genitori, le loro prime settimane di vita. Piccoli animaletti facilmente digeribili sono nelle prime settimane il cibo preferito. Anche proteggerli dalla pioggia o dai raggi del sole troppo forti fa parte dei doveri dei genitori. Il nibbio rosso, con un'apertura alare di 1,5 metri ed un peso al di sotto di 1 chilogrammo, appartiene tra i rapaci ai pesi leggeri. Questa massa ideale fa sì che sia un planatore assai resistente. Riprese al rallentatore di battaglie aeree tra compagni della stessa specie svelano la loro grande capacità nelle manovre. Con le ali, il più importante strumento di volo, è la larga coda che agisce come timone e stabilizza la posizione di volo. Il nibbio non attacca, fa parte dei cacciatori mansueti. L'aggressività omicida che viene attribuita a volte a tutti i rapaci in blocco non riguarda il nibbio. È poco noto che il nibbio è un vicino parente dell'aquila marina, divenuta tanto rara. Come il suo fratello maggiore, anche il nibbio è un opportunista. Per lunghe ore si tiene in volo per cercare prede facili o selvaggina morta. Così non meraviglia che troviamo il nibbio rosso in posti in cui giacciono molti rifiuti organici. Insieme ad altri animali, egli assume il ruolo importante della pulizia per l'equilibrio della natura. Certamente, essendo un rapace, abbatte anche prede vive, uccelli ancora piccoli, rospi e anfibi. Egli trova spesso interessante ciò che rondini e cornacchie disdegnano. Talvolta sono piccolissimi, indefinibili bocconi con i quali egli si allontana. Tuttavia non trascura neppure i grossi cadaveri. Qui trascina via i resti di un'anatra. E questo spiega il motivo di un frequente equivoco. Dando da mangiare ai piccoli i resti delle carogne, è naturale che restino dentro e sotto il nido penne ed ossa. Questo sarebbe per i nemici dei rapaci una visibile e convincente dimostrazione che questi uccelli ammazzano fagiani, anatre e persino lepri adulte. Un altro gruppo di rapaci, i nibbi dei canneti, non adopera il bosco come luogo di cova. Essi hanno bisogno di spazio aperto e vivono nei canneti.
Come i nibbi rossi, anche questi nibbi sono solo ospiti estivi. In primavera tornano dai paesi tropicali in cui svernano. Poche settimane fa questo nibbio volava ancora sotto il sole africano. Ha percorso alcune migliaia di chilometri di volo e aspetta ora le femmine. Sono sempre gli aloe, loro quartiere tradizionale, che vengono occupati dai nibbi dei canneti. Essi trovano anche in paesaggi abitati spazi naturali ancora indisturbati per poter allevare in estate i loro piccoli. La femmina del nibbio del canneto presenta un piumaggio più sobrio di quello vistoso e colorato del maschio. I nibbi dei canneti trovano il cibo al margine dei territori usati per l'agricoltura. Essi cercano sistematicamente paludi, bassifondi e pascoli. Come per gli altri uccelli rapaci, anche per i nibbi dei canneti esiste una divisione dei compiti a seconda del sesso. È il maschio che durante il tempo della cova ha la responsabilità di procacciare il cibo. La femmina lascia il nido solo per andare incontro al maschio che porta la preda. E proprio al passaggio della preda da uno all'altra in aria si dimostra tutta la perizia di volo di questo uccello. Topi, criceti, uccelli e rospi sono queste le prede che il maschio porta alla sua compagna più volte al giorno. Mentre il maschio vola di nuovo a caccia di cibo, è compito della femmina pensare ora a nutrire i piccoli nel nascondiglio nel canneto. I piccoli nibbi hanno circa 8 mesi e ancora goffi si esercitano a volare. Tuttavia già provano manovre più difficili. L'uccello adulto arriva con una preda che verrà ceduta loro in volo. La presa questa volta non è riuscita. Ma niente va perduto. Per terra o addirittura in acqua tutto si può ritrovare. Tra 10 settimane i piccoli andranno essi stessi in cerca di prede. Saranno allora indipendenti dai loro genitori e potranno intraprendere a metà agosto il lungo volo verso la residenza invernale. L'uccello rapace più numeroso e più conosciuto è la poiana. Il suo soprannome, poiana dei topi, è nato dalla sua preferenza per i piccoli roditori. Quest'uccello, che ha grande facilità di adattamento, possiamo incontrarlo ai margini dei boschi, sulle autostrade o nei terreni coltivati. Specialmente nella tarda estate e in autunno, le poiane si concentrano sui campi dove trovano una mensa riccamente apparecchiata. Durante l'estate i topi si sono moltiplicati a migliaia, e la poiana deve solo servirsi. Tuttavia la caccia ai topi non è tanto facile. Si avvicina anche un concorrente. L'apparente successo dell'uno comporta la fuga dell'altro e quindi verranno mercanteggiati i diritti di caccia per questo territorio. Anche questa è una poiana, una variante dai colori chiari. Le diverse tonalità di colori delle poiane, dal marrone scuro fino quasi al bianco, rendono spesso difficile riconoscere questo rapace come uno di questa specie. Anche la poiana è stata in passato perseguitata. La sua immagine come cacciatore di preda è stata più volte valutata in modo sbagliato. Esso certo non può essere incolpato della scomparsa della selvaggina. Per prede grosse è troppo debole. La stessa caccia ai topi deve essere prima imparata dalle giovani poiane. Questa sa solo istintivamente che un topo è un buon pasto, ma il saperlo non basta. Sono necessari molti tentativi, spesso senza successo, finché non abbia imparato a tenere un topo saldamente e a non lasciarlo scappare di nuovo. Con grandi balzi il topo salta via. Questa volta ce l'ha fatta quasi al primo colpo.
I topi rappresentano il 50% e più del suo nutrimento. In ogni caso, nella lista delle sue vivande sono compresi anche altri animali, come grossi insetti, lucertole e criceti. In aperta campagna, dove non è possibile cacciare a terra, la poiana cerca le sue prede in volo. Vola ad un'altezza di 20 metri. Questo metodo di caccia, che comporta dispendio di forze, è solo possibile con il vento e vale la pena solo se ci sono molti topi. Un topo imprudente che si era fidato a farsi vedere sulla superficie viene scoperto dalla poiana. Non ha alcuna chance. Il gheppio è uno dei nostri rapaci più piccoli. Egli è più abile della poiana nella caccia ai topi effettuata in voli concentrici. Viene chiamato infatti falco roteante. In molti luoghi si può vedere questo rapace andare a caccia in aperta campagna, sul ciglio dei sentieri e spesso persino nelle nostre città. Anche il giovane gheppio deve imparare a cacciare in maniera giusta la preda e a riuscire a conquistarla. All'inizio ciò significa parecchi colpi sbagliati. E poi anche un topo sa ribellarsi e mordere risentito con i suoi denti aguzzi. Per questa volta le strade si separano. Il nostro giovane gheppio si accontenta di una preda poco agguerrita, un lombrico. Ma i lombrichi sono un surrogato che non può bastare per molto tempo. Nei territori boscosi, nei parchi e nei giardini incolti, possiamo incontrare un altro piccolo rapace, lo sparviero. Quest'uccello ha pressappoco la grandezza di una colomba ed una presa molto agile e varia. Egli è molto diffuso, ma in genere è conosciuto solo di nome. Si può osservare raramente in aperta campagna. Lo sparviero è un maestro nella caccia ai piccoli uccelli. Viene chiamato dagli inglesi Sparrow Hawk, falco dei passeri. I brevi voli di caccia sono di copertura, incredibilmente veloci e inaspettati per la preda avvistata. L'attacco avviene in aria e subito lo sparviero scompare con il piccolo uccello predato nel sottobosco che lo protegge. Ecco una ghiandaia. Essa appartiene alla famiglia delle cornacchie. Lo sparviero sta puntando verso di lei. Per lo sparviero, cacciatore di piccoli uccelli, significa già una discreta fatica abbattere questo bottino grande e agguerrito quasi quanto lui stesso. Addirittura caccia un robusto colombo domestico. Uccelli di questa dimensione sono al di sopra della forza di uno sparviero e se ciò accade si tratta di piccioni malati o impediti. Ciononostante, questo sparviero femmina cerca di spuntarla cacciandolo. Ha preteso sicuramente troppo dalle sue forze. Il colombo perde alcune penne ma ne esce senza gran danno. Il ruolo dello sparviero per quanto riguarda la grandezza degli animali predati viene di solito sopravvalutato. Egli è di fatto un vero assalitore di natura combattiva, ma si limita a predare gli uccelli che egli può abbattere facilmente e senza gran fatica. Tuttavia non è la brama di uccidere che lo spinge alla caccia, ma la necessità di nutrirsi. Ora ha individuato un merlo.
Con lui lo sparviero non ha bisogno di faticare. Già in aria la preda viene uccisa con un colpo secco e quindi subito trasportata al sicuro. Questa è una femmina. Il suo corpo pesa quasi il doppio. È notevolmente più grossa del maschio. Una disposizione della natura molto sensata. I due partner possono così uccidere prede di taglia diversa per provvedere ai loro piccoli senza farsi alcuna concorrenza nel comune territorio di caccia. Il falco migratore, il re di tutti i rapaci, è minacciato di estinzione. Come per lo sparviero, le sue prede preferite sono gli uccelli. Soltanto i suoi metodi di caccia sono totalmente diversi. Il falco caccia cercando la preda in volo, spesso alto nel cielo. Una pernice che si alza in volo è per il falco migratore una preda adatta. Grandi distanze non hanno alcuna importanza per il falco migratore. Con il suo volo turbinoso, esso raggiunge qualsiasi preda. Colpita nell'aria, la pernice precipita al suolo. La forte velocità rende impossibile al falco di tenere la pesante preda. Esso ha bisogno di un certo margine per frenare. Alla domanda che viene spesso fatta se un rapace possa sterminare gli animali che esso predilige come preda, va risposto con un chiaro no. Esso elimina soprattutto animali malati o inabili. Il falco migratore dà la caccia ad animali assai diversi l'uno dall'altro. Si comporta secondo l'offerta che trova nel suo territorio. Anche il gabbiano Ridens, che è esso stesso un eccellente volatore, fa parte delle sue prede. Ma per riuscire ad abbattere un uccello così agile, è necessario uno slancio non indifferente. Il falco deve guadagnare quota, da qui raggiungere la migliore posizione per calarsi a picco sulla preda. Mancato per poco. Il falco sale in alto ancora una volta. Il gabbiano è stato ora colpito, ma si può riprendere di nuovo. Un ultimo attacco. Questa volta si trascina via la preda. I gabbiani e gli uccelli d'acqua in particolare sono minacciati dall'inquinamento dell'ambiente. Con ogni preda uccisa, il falco assorbe veleni, soprattutto i pericolosi clorati di idrocarburo. Soltanto un uso controllato di pesticidi potrebbe rompere questo cerchio diabolico. Il falco è il fratello maggiore dello sparviero. Zoologicamente appartengono alla stessa specie. La brama di uccidere e il desiderio di sangue di cui lo si accusa è una diceria sorta dall'ignoranza del suo modo di vivere. È giusto invece dire che egli svolge soltanto il ruolo affidatogli dalla natura. Come lo sparviero, anche il falco caccia tra i cespugli. Egli osserva attentamente i luoghi che lo circondano. I margini del bosco e la macchia sono il campo d'azione preferito. Durante il volo, il falco si mantiene vicino al suolo. La preda avvistata, in questo caso una cornacchia, è di solito ignara. Il falco sa sfruttare abilmente ogni nascondiglio che gli si offre, angolini o cespugli. Molto raramente vola direttamente sulla preda. Dopo l'attacco improvviso, non è rimasta alla cornacchia alcuna possibilità di fuga. Non solamente nell'aspetto, ma anche nel modo di fare il falco assomiglia al più piccolo sparviero. Anche egli trascina subito la preda nei folti cespugli per toglierla alla vista di possibili invidiosi compagni. Il falco è un solitario che vive nascosto.
alleva i suoi piccoli nel bosco in luoghi tranquilli. È la fine di maggio. I piccoli falchi hanno 3 settimane e mezzo. Solo la femmina si avvicina al nido per nutrirli. Il maschio, in questa stagione, è tutto preso dalla caccia. A piccoli bocconi la preda viene divisa tra i piccoli. Qualora riesca ad acchiappare un pezzo più grosso, il piccolo lo difende gelosamente e lo copre con le ali. Già nel nido, i piccoli imparano a conoscere quelle che saranno più tardi le loro prede. E la lista è molto varia. La caccia ad un coniglio procede tanto incredibilmente veloce che il nostro occhio è in grado di coglierne solo il riflesso di un'ombra. Solo il rallentatore ce ne rende visibile lo svolgimento con tutti i suoi particolari. Per il volo verso la preda, il falco usa di nuovo la protezione degli alberi. Il coniglio cerca di sfuggire con potenti salti. Ma ecco che il falco già lo riprende. Un colpo fallito, il coniglio è di nuovo libero. Per il cacciatore non è tanto facile. Il falco ha bisogno di più attacchi per tenere il coniglio che saltella e si divincola. Ora sembra che ci sia riuscito. Ed invece no, di nuovo il coniglio si svincola dagli artigli. Qui si può capire come il falco possa riuscire a malapena ad abbattere una lepre adulta che è grande più del doppio di un coniglio. Soltanto il mortale colpo alla testa pone fine alla caccia. La strategia del falco è sempre la stessa. Se è affamato, aspetta nel nascondiglio che una preda si avvicini. Egli evita lunghi voli. Di rado la caccia si svolge al di sopra dei 200 metri dal suolo. Con potenti battiti d'ala viene accelerato il volo verso la meta. Ed ecco qui la sua preda, un fagiano femmina. La fagiana si agita disperata ed in un primo momento riesce a liberarsi. Ma in un paesaggio disboscato dagli uomini, senza nascondigli, la preda non ha più alcuna chance ed il falco ha un gioco facile. Ma la colpa della diminuzione della selvaggina minuta non può essere data né al falco né in genere agli uccelli rapaci.
Nell'inseguimento di questo coniglio forte e sano, possiamo vedere che l'inseguito non è necessariamente il perdente. Con un potente salto, il coniglio si può salvare nella macchia del fossato. Un ulteriore ed ultimo esempio dimostra come chi è cacciato possa salvarsi sfruttando i nascondigli naturali. Un fagiano colorato. Ecco come riesce a sottrarsi al predatore. La nostra ammirazione va agli alati cacciatori e la nostra comprensione alle vittime. Ambedue dovrebbero avere le loro chance. Sta all'uomo garantirle, rispettando l'ambiente nel quale vivono.